come era purtroppo prevedibile, viste le gravi condizioni di molti dei 500 feriti, il numero dei morti negli attentati di Pasqua in Sri Lanka continua a salire e arriva a 359. Ieri è giunta la rivendicazione dell'ISIS, che ha pubblicato il giuramento dei presunti kamikaze. Secondo il governo cingalese, la strage dei cristiani sarebbe la vendetta di un'altra strage, avvenuta a marzo, di musulmani in Nuova Zelanda. Ma il legame al momento non è stato provato. Le indagini vanno avanti. La polizia diffonde altre immagini degli attentatori e fa esplodere uno scooter sospetto vicino alla Cinema Savoy, nella capitale Colombo. Il mezzo poi si è rivelato innocuo, ma la paura di nuovi attentati è ancora tanta. Ieri il primo ministro aveva detto che nel paese ci sono ancora esplosivi e terroristi liberi. A proposito, nelle ultime ore altri 18 presunti terroristi sono stati arrestati e si aggiungono ai 40 dei giorni precedenti. Ma il particolare più inquietante lo rivela il sottosegretario alla difesa. Tra i 9 kamikaze, 8 identificati, c'è anche una donna. Uno si era laureato in Inghilterra e specializzato in Australia. E quasi tutti gli altri avevano un'istruzione medio-alta ed erano benestanti, non i soliti giovani poco istruiti, facilmente condizionabili dagli architetti del terrore.